E benvenuto a Giudy Sant'Angelo, Sales Director di Nordea Asset Management, alla quale vogliamo chiedere una prima valutazione su come stanno andando le cose nel 2019. Poi, dato che il tema principe del salone è la sostenibilità, volevo capire da lei come interpretate questa tematica. Sì, il 2018 si è chiuso in maniera turbolenta, invece il 2019 è iniziato particolarmente bene in termini di mercato. Questo si è tradotto in ottime performance e, per quanto riguarda Nordea, anche in buoni risultati in termini di raccolta. Per il Nordea il 2019 è anche l'anno, possiamo definire, dell'innovazione. Infatti abbiamo appena lanciato un comparto che va a lavorare, va a investire nelle aziende che lavorano sulla gender diversity, quindi che applicano la gender diversity. Infatti per Nordea in realtà questo non è una novità, nel senso che Nordea sin dal 2007 ha aderito ai 6 principi delle Nazioni Unite, quindi sin dal 2007 tutti i comparti Nordea rispettano quelli che sono i principi di investimento socialmente responsabile. Siamo quindi molto contenti che quest'anno anche il Salone del Risparmio ha deciso di portare come tema quello della sostenibilità, perché è un tema sul quale Nordea crede molto, ha investito appunto da oltre 10 anni, e quindi crediamo che questo possa essere un valore non soltanto per una gestione, una mitigazione del rischio, quanto anche perché effettivamente una corretta e una selezione, uno stock picking attento a quello che è appunto la sostenibilità, quelli che sono i principi di environment, social governance, possono aiutare a trovare delle nuove opportunità sul mercato.